Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video e come al solito, forza Juventus! Anche se oggi più che di Juventus dovremmo parlare di Italia, di nazionale, ma ovviamente lo faremo in relazione a quelle che potrebbero essere delle idee, delle considerazioni inerenti alla Juventus attuale e anche del futuro. Perché ieri sera titolari nella partita tra Italia e Venezuela, disputata in America, a Miami, cioè questa roba mi manda anche un po' nei matti perché io trovo assurdo inserire degli amichevoli nazionali a marzo, quando si devono disputare i finali di campionato con ancora degli obiettivi in ballo o delle coppe importanti da giocare. A marzo facciamo delle amichevoli in America per puro sponsorship legata alla nazionale. Le squadre di club saranno sicuramente contentissime di questo, ma è un altro discorso. Chiudo parentesi, però nei titolari c'erano tre giocatori della Juventus. Stiamo parlando di Chiesa, di Locatelli e di Cambiaso. Sono gli unici tre giocatori convocati dalla nazionale italiana in queste amichevoli folli. E dobbiamo cercare di analizzare un po' le loro prestazioni, ma non solo, anche i contesti tattici nei quali sono stati inseriti. Per arrivarci, però, facciamo qualche considerazione sparsa sull'Italia. Io mi sono recuperato la partita tra stanotte e questa mattina, perché non ero disponibile a vederla in diretta ieri sera, e ci sono stati alcuni giocatori che mi hanno colpito particolarmente. Vabbè, intanto il fiuto del gol di Retegui, perché se io devo fare un'analisi quanto più scontata possibile, dico che l'Italia ha giocato una brutta partita, non mi è piaciuto, non mi ha convinto l'Italia, mentre Retegui, con tipo gli unici due palloni a disposizione che ha avuto, ha infilato due volte il gol e si dimostra un attaccante importante con il fiuto del gol. Poi stavano giocando un amichevole contro il Venezuela, questo va ricordato assolutamente. Però Retegui è stato un giocatore che assolutamente il suo l'ha fatto, e anche Spalletti nel post partita è andato un pochettino a esaltare questo giocatore dicendo che è stato uno dei pochi che ha fatto effettivamente quello che gli era stato richiesto, una partita fisica, una partita in cui segna la doppietta, quindi ha fatto anche di più del suo, ha portato sulla squadra, ha giocato bene di sponda, ha giocato bene di testa. Confermo, Retegui è stato il calciatore più convincente, al pari di Donnarumma, se vogliamo, che para un rigore nei primi 2 minuti. L'Italia ha avuto un inizio shock e ieri sera l'Italia ha avuto veramente tantissimi errori in fase di costruzione, ma errori banali. Basti vedere, vabbè, i due gol del primo tempo, quello in cui andiamo in vantaggio appunto di Retegui, con assolutamente un errore della loro retroguardia. Poi, se vogliamo guardare il lato positivo, c'è un discreto pressing dell'Italia con un recupero di Locatelli, un assist di Cambiaso e poi il gol di Retegui, ma rimane la follia del Venezuela nell'impostare quel tipo di azione a partire dai difensori, così come rimane la follia di Bonaventura, che veramente fa un passaggio degno dei suoi, perché Bonaventura, dobbiamo dirlo chiaramente, è un giocatore importante con delle caratteristiche importanti e che a infilare i compagni in porta è sempre bravissimo. Ecco, oggi il filtrante l'ha fatto nei confronti degli avversari. Ha messo letteralmente davanti a Donnarumma, che sì, non gli dà un pallone d'amico, però uno come Bonaventura lo può controllare in maniera decisamente migliore, però lo mette veramente nelle migliori condizioni possibili di battere la rete di prima con il portiere fuori dai pali. Quindi un errore allucinante con l'Italia che ha rischiato e non poco. Ripeto, meno male che Donnarumma ha parato quel rigore nei primi minuti, poi certo era amichevole, però non fa mai piacere nemmeno perdere. Poi altri giocatori interessanti, uno di quelli di cui si è parlato anche in chiave Juve in passato, cioè Destiny Udogie, che ha giocato come esterno sinistro in questa difesa 3, possiamo chiamarlo quinto, boh, sì, per errore, finto, perché è stata una sorta di 4-3-3 quello di ieri sera, poi dell'Italia con Di Lorenzo da una parte, Udogie dall'altra, e con Chiesa a sinistra e Cambiaso a destra, che andavano a formare questo tridente insieme a Retegui, un finto tridente, possiamo dire così. Però Udogie non mi è dispiaciuto e so che in questo momento sta giocando titolare anche in Premier League, quindi per la Juventus quel treno è passato, però è stato un giocatore che secondo me ha fatto una discreta partita. È uno di quelli che mi ha fatto dire, dai, comunque non ha perso le caratteristiche che l'avevano reso un giocatore interessante. È un po' quello che ha provato anche Allegri nelle ultime settimane, no? Chiesa da una parte e Cambiaso dall'altra. Anche Allegri l'altro giorno in conferenza stampa diceva il fatto che sia 4-3-3 oppure no, Yıldız da una parte e Chiesa dall'altra è la stessa roba, perché noi facciamo Chiesa da una parte e Cambiaso dall'altra. Ecco, quella è stata l'indicazione tattica che ha seguito anche Luciano Spalletti.
E devo dire la verità, a me non piaceva prima sulla carta, ieri alla Bobo TV Channel abbiamo parlato anche delle difficoltà di riuscire ad assemblare una formazione con i componenti dell'Italia, in questo momento i giocatori dell'Italia, in questo momento che è distante dagli standard elevati magari d'Italia del passato, delle grandi Italie del passato, però noi siamo campioni in carica degli europei e dato che quest'estate si gioca agli europei dobbiamo cercare di confermare questa roba. Però io credo che l'abito più adatto all'Italia sia il 4-3-3 puro, come abbiamo visto poi nel finale di partita, dove l'Italia è stata sicuramente più convincente, più a suo agio con i giocatori nei posti giusti. È ovvio che Chiesa da una parte e Cambiaso dall'altra qualcosa ti danno, però poi c'è anche da fare i conti col fatto che effettivamente se provi a usare due ali effettive nel tridente, qualcosa in più può accadere. E io dico la verità, ragazzi, Cambiaso mi è sembrato un po' timidino, un po' isolato, esperienza in nazionale zero e quindi anche comprensibile, anche se Cambiaso quest'anno sta facendo una stagione meravigliosa con la Juve e secondo me Cambiaso andrebbe sfruttato per quello che abbiamo visto effettivamente anche in bianconero quest'anno, cioè la facilità con cui gioca anche dentro il campo, piuttosto che lasciarlo isolato sull'esterno. Io non comprendo oggettivamente questa scelta di Spalletti di lasciarlo isolato sull'esterno di destra. Cambiaso è un giocatore che ti dà anche tanto palleggio e se entra dentro il campo ti dà una soluzione in più. Infatti io credo che il migliore Chiesa e Cambiaso li abbiamo visti sulla stessa fascia proprio la Juve quest'anno. Anche lì mi dispiace che non sia stata replicata questa roba, ma quando Cambiaso entra dentro il campo e lascia l'ampiezza Chiesa, la Juventus aveva dimostrato di essere una squadra migliore in determinate situazioni piuttosto che lasciare Chiesa e Kostic isolati sulla stessa fascia, come abbiamo visto banalmente anche in occasione di Juventus-Genoa qualche giorno fa in Serie A a Torino nell'ultima partita disputata in campionato. Chiesa male, perché c'è poco da dire, Chiesa male, un tiro a giro nel primo tempo che sfiora il palo, però è troppo poco per un giocatore come Chiesa. Infatti io non capisco perché anche Spalletti abbia provato questa soluzione con Chiesa che parte più interno, poi si allarga addirittura con Frattesi sulla linea dei trequartisti. Boh, a me sembrano tutte delle situazioni e che puoi provare, puoi mettere, però quando hai dei giocatori che devono giocare uno contro uno sempre volentieri, spesso e volentieri, devi giocartela con stringere il terzino per dar l'ampiezza. Giocatori come Chiesa necessitano di questa roba qui. Il miglior Chiesa l'abbiamo visto anche banalmente con Pirlo quando Danilo stringeva e Chiesa partiva da sinistra, l'europeo quando Chiesa era libero di partire da destra con Di Lorenzo che magari si accentrava, un po' come fanno Leao e Teo Hernandez al Milan quando Leao si allarga e stringe Teo. Cioè quando hai dei giocatori simili e devi anche aggrapparti a dei giocatori simili, anche se Chiesa, ragazzi, è una tematica, è inutile, tra Juventus e Nazionale è una tematica. Io sono dell'idea, come dicevo anche in passato, di recente, che Chiesa oggi dal punto di vista fisico stia facendo molta fatica. E nel 3-5-2 puro oggi dovrebbe giocare Yıldız piuttosto che Chiesa, mia personalissima opinione. Se invece vuoi giocare 4-3-3 giochi anche con Chiesa, giochi con Chiesa e Yıldız larghi, perché assolutamente Chiesa in quel caso, anche se non è al 100% fisicamente, una mano te la dà e l'abbiamo visto a Napoli dove fa il gol dopo una partita un po' così quando viene messo a destra come esterno. Quindi io sono dell'idea che sia per la Juventus che per la Nazionale si debba provare una soluzione relativa al 4-3-3 puro con Chiesa che parte da destra. Poi sono i miei due centesimi, vediamo se quest'estate si arriverà a questa configurazione finale, perché poi ieri sera era una nazionale di prova, diciamoci la verità, una nazionale senza tanti giocatori dell'Inter, mancava Barella che poi è entrato, mancava Bastoni titolare, mancava Di Marco titolare. Ieri si è provato a fare qualche esperimento e sono curioso di vedere domenica se si replicherà questa difesa 3, che non mi ha convinto, anche se era una finta difesa 3, e si tornerà sul 4-3-3. Quindi Chiesa è una tematica. Per quanto riguarda Locatelli, invece, vi devo dire la verità, a me non è dispiaciuto. Poi, ieri Locatelli non faceva proprio il regista. Era un giocatore che comunque sì, si abbassava, dava anche il via all'azione, però era quasi più un centrocampista, un metodista. E io ho visto Locatelli fare anche due o tre passaggi in velocità, non dico in verticale, il lancio, che ci sono state sia delle verticalizzazioni che dei lanci anche abbastanza precisi. Io vi parlo proprio della velocità di esecuzione. Ieri sera ho avuto delle buone vibrazioni da Locatelli, perché mi è sembrato di vedere un giocatore che comunque, se prova a muovere la palla in maniera più veloce, e ovviamente la squadra inizia a seguire questa velocità,
di manovra, qualcosa in più può farlo. Poi l'Italia ha fatto una brutta prestazione comunque, perché forse Locatelli è stato uno dei meno peggio dal punto di vista del palleggio e dell'impostazione, perché ci sono stati veramente degli errori grossolani anche da parte, dicevamo prima, dei giocatori più tecnici come Bonaventura, però Locatelli mi ha dato delle buone sensazioni. Poi quando è entrato Jorginho abbiamo visto che comunque è un'altra pasta rispetto a Locatelli, non c'era bisogno della conferma di ieri sera. Io sono curioso di capire perché Jorginho abbia giocato così pochi minuti con l'Arsenal, non so se per problemi fisici o perché ci sono dei giocatori migliori in questo momento, però vedevo ieri che ha giocato veramente una manciata di minuti in Premier League con l'Arsenal e sono curioso di capire perché, perché secondo me questa nazionale da Jorginho non può prescindere e allora bisognerebbe averlo anche nelle migliori condizioni fisiche, perché poi l'Europeo dura un mese e quando vai a giocarti quel mese lì devono stare bene i giocatori, c'è poco da fare. Quindi esperimento difesa 3 bocciato definitivamente, per me no. Per me no, perché Spalletti se l'ha provato e perché in mente ce l'ha. Però ragazzi, cioè stiamo parlando di alcuni giocatori. Allora, se il discorso è lo provo perché ho i giocatori dell'Inter, che è la squadra di riferimento in Italia, che domina in Italia, che in Europa ha fatto un percorso e loro sono abituati a giocare con la difesa 3 e quindi Di Marco lo metto lì, Bastoni lo metto lì, Darmian lo metto lì, Barella lo metto lì, Frattesi può diventare una buona sostituzione, se non un buon giocatore anche magari titolare in Italia, boh, non lo so, o poi vedremo cosa succede con Acerbi, squalifiche e quant'altro. Allora ricalco il 3-5-2, vado a dare quelle che sono le vibrazioni normali di questi giocatori e bla bla bla. In quel caso lì lo posso capire e quindi magari ieri sera dici provo a vedere se Udogi, Cambiaso, Locatelli, Chiesa possono incastrarsi in questo contesto qui. Però io sono convinto che per i giocatori che ci sono, eccezione fatta per i difensori centrali, perché l'Italia ha tutti i difensori centrali da difesa 3 e non è una roba da poco, eccezione fatta per i difensori centrali, tutti gli altri giocatori siano fatti per giocare a 4. L'unico un po' che mi dà delle vibrazioni così è Di Marco, perché Di Marco è un giocatore molto molto forte, non devo sottolinearvelo io, però nel contesto Inter è un conto, nel contesto Italia forse è un altro, e quindi potrei essere quasi propenso a, tra virgolette, sacrificare Di Marco, che per me nell'Italia non è una certezza, perché l'Inter ha costruito un contesto di un certo tipo che possa andare a fare anche il terzino nella linea 4. Però è difficile costruire questa Italia, e ieri quando facevamo tutti questi discorsi, queste discussioni, andavamo a scontrarci anche con alcune problematiche della Juventus, per quanto mi riguarda principalmente sulla linea difensiva, perché anche per la Juve arrivare a giocare con una linea a 4 pura e non 4 finta come stiamo facendo adesso con Gatti che si allarga e con Cambiaso che si alza e vanno a fare il 4-3-3 Chiesa Cambiaso Vlahovic con Gatti terzino e robe del genere, perché abbiamo viste queste soluzioni, no? Nella Juventus in fase di impostazioni, però è un 3-5-2 con i giocatori che semplicemente si muovono in un determinato momento sullo sviluppo, però è più sulla linea difensiva. Secondo me il vero problema della Juventus, sul quale dovrà poi magari intervenire sul mercato quest'estate e cercare di capire dal punto di vista tecnico-tattico se cambierà qualcosa nella guida tecnica, e poi lì si apriranno altri discorsi. Però ieri sera tante problematiche della Juventus le abbiamo viste anche nell'Italia, almeno finché ha giocato con la difesa 3. Quando ha giocato con la difesa 4, complice magari anche la stanchezza dei giocatori del Venezuela, l'inserimento comunque di giocatori di livello maggiore da parte dell'Italia, ma secondo me soprattutto la naturalità, la naturalezza, ditela come volete, di alcuni giocatori ad affrontare la partita col contesto difesa 4 e due esterni che puntano uno contro uno, vanno a dribblare, provano a mettere il pallone in mezzo, ecco, io questo spunto lo voglio prendere e traslare sulla Juventus. Perché? Perché noi il tridente Chiesa, Vlahovic, Yildiz ancora l'abbiamo visto praticamente mai, e mi piacerebbe da qui al termine della stagione almeno togliermi uno sfizio di dire facciamo una partita così, vediamo se quelle cose che penso che ho in testa possono effettivamente essere vere oppure no, perché io non sono qui a dirvi ah se giochi così le vinci tutte, no, però sono curioso di vedere effettivamente Chiesa a destra, Yildiz a sinistra, Vlahovic in mezzo, con magari Cambiaso che può fare quel giochino che ha sempre fatto, anche venire dentro il campo, aiutare nel palleggio e tutte queste cose. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, sono disposto a sapere la vostra. Ciao!